disciplina che è l'osteopatia interviene sicuramente all'interno del concetto benessere a 360 gradi, chiaramente, perché l'essere umano è visto in questa ottica, non può essere visto come solo sotto un aspetto. No? E quindi chiaramente anche l'osteopatia interviene, in che modo? Sicuramente cercando di mantenere il corpo e la mente, anche la parte chiaramente psicofisica, sì, ma emotiva anche, al meglio in assoluto. In che modo? Attraverso anche cose semplici e banali, non necessariamente ricorrendo al professionista, ma basterebbe già una sana idratazione attraverso, per il corpo, attraverso creme, ma anche bevendo semplicemente, attraverso l'utilizzo di un'alimentazione adeguata e sana, dell'esercizio fisico. Dopodiché chiaramente se subentrano patologie o comunque malesseri, è chiaro che il mio intervento, l'intervento di un collega sarà necessario in questo caso per creare un miglioramento nella situazione performance dell'atleta o della persona comune, chiaramente. C'è una differenza sostanziale tra la persona sedentaria e colui che invece pratica attività sportiva ad alto livello. Chiaramente la necessità dell'osteopata è ovviamente maggiore solitamente su chi ha un'attività sportiva ad alto livello, perché è molto più soggetta ad infortuni, per cui in questo caso il nostro intervento è maggiore. Diciamo che comunque anche coloro i quali non praticano un'attività sportiva quotidiana e quindi sono dei sedentari, purtroppo molto spesso vanno incontro comunque a problematiche quali artrosi, quali dolori comuni alla schiena, come spesso accade, e per cui l'intervento anche in quel caso è necessario. Sicuramente c'è una differenza sostanziale a livello tecnico per noi di manipolazione, perché incontriamo un corpo sicuramente più performante, più muscoloso se vogliamo, e quindi indubbiamente le manovre saranno diverse rispetto a una persona magari più anziana o sedentaria che non ha un'atrofia muscolare e quindi non riesci nemmeno a manipolare troppo.